Questa è la terza edizione del ritiro spirituale nazionale dei Templari Cattolici d'Italia, che si tiene qui a Trani, e con la presenza di 150 cavalieri e dame provenienti da tutta Italia. Intanto, diciamo, il nostro ritiro, giusto per far capire in che cosa consiste, insomma, questo ritiro spirituale, abbiamo dei momenti, diciamo, di tradizione con il nostro maestro nazionale, dottor Mauro Giorgio Ferretti. Stasera poi abbiamo una camminata silenziosa per le vie della città, una messa alle 22:30 presso la chiesa di San Francesco, e domani mattina abbiamo nella nostra chiesa di Ogni Santi, una chiesa templare che noi in primis gestiamo, abbiamo la messa alle 11, nella quale sarà presente il cardinale Francesco Monterisi. I Templari esistono ancora? Non solo esistono ancora, ma come avete visto a Trani e altrove operano in maniera fattiva, operano con il loro carisma che è lo stesso degli antichi frati, cavalieri templari del Medioevo, sono profondamente mariani, quindi presidiano gratuitamente i santuari mariani in particolare, e ovviamente recuperano al culto anche le antiche chiese dei Templari, come stiamo facendo a Trani. Dopo 800 anni ci sarà una santa messa presieduta dal nostro cardinale patrono, Don Francesco Monterisi, e anche questo è un piccolo grande risultato. La cosa importante è che i Templari, che ripeto sono cristiani, cattolici, apostolici, romani, sono ormai presenti in tutto il mondo. Ci stiamo espandendo in Francia, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania, in Spagna, cioè diciamo questo nome che è stato ingiustamente soppresso 700 anni fa per mere questioni di potere economiche, no, per colpa del re di Francia Filippo il Bello, in realtà è un nome che può dare ancora tantissimo alla Chiesa, soprattutto al popolo di Dio. Noi stiamo da sempre con la gente e siamo come loro, in realtà siamo al servizio. La cavalleria è qualcosa che non si compra, non si vende, ma sta al servizio della gente e di Gesù Cristo. Dottor Ferretti, noi vediamo sull'altare una serie di reliquie. C'è un motivo particolare per cui vengono esposte e che reliquie sono? Sì, allora innanzitutto fa parte del recupero tradizionale, no, che noi stiamo cercando di fare, che è un recupero culturale e anche cultuale. Il recupero delle reliquie, ovviamente le reliquie per tantissimi secoli sono state venerate giustamente dal popolo cristiano. Qui ci sono una parte delle nostre reliquie, ormai abbiamo ricevuto donazioni un po' dappertutto, abbiamo una cinquantina di reliquie di santi importanti, in primis i cavalieri. Qui abbiamo due veramente reliquie importantissime. La prima è una reliquia della Santa Croce, portata nel 1200, come quasi tutte le reliquie dell'epoca delle crociate sono state portate dagli antichi frati cavalieri del Tempio. Qui ce n'è un'altra che al centro, che abbiamo noi recuperato in un manufatto ligneo di uno dei nostri fratelli, che tra l'altro fratello Edgardo, che è salito al cielo da poco tempo. E poi ci sono altre reliquie che vengono donate al Tempio. Noi non solo le teniamo e le portiamo in chiesa per la venerazione che necessitano, ma le portiamo nelle strade, cioè come un tempo, no? Voi sapete che noi cerchiamo di fare queste camminate silenziose per la pace nel mondo, le facciamo un po' in tutte le città più importanti, eravamo in 400 a Roma, sui fori imperiali, ci mettiamo in cerchio semplicemente a parlare e a pregare il Pater Ave Gloria. Dobbiamo ricominciare, credo, tornare all'antico per andare nel futuro e quindi nominare chi ormai non viene quasi nominato più, cioè Gesù Cristo e la Vergine Maria. Una battuta per chiudere, come si diventa Templari? Se ci fossero degli amici, spettatori interessati, cosa devono fare?
Allora, è semplicissimo, come ho detto prima, la cavalleria non si compra né si vende, quindi non gira il denaro per quanto riguarda noi Templari Cattolici d'Italia. Abbiamo un sito che si chiama Templari Oggi e chiaramente basta scrivere a questo sito, si verrà contattati immediatamente e liberamente si può entrare almeno con la maggiore età, cioè dopo i 18 anni. Ovviamente non ci sono problemi né di censo né di altra natura, tutti accogliamo. Come si salutano i Templari? Si salutano in questo modo, con il motto non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloria. Ebbene, sono qui con questo bel gruppo di Templari Cattolici che fanno qui un loro incontro annuale, più che annuale. Ebbene, sono nella zona in cui i Templari, molti crociati, partivano per la Terra Santa. Quindi qui è dove i nostri Templari prendono ispirazioni per il loro carisma di amanti di Cristo, Cristo della Terra Santa, amanti della Chiesa, amanti dei tempi cristiani, il tempo cristiano che è il tempio del cuore di ogni cristiano e della Chiesa che è il tempio di Dio. Grazie ad Antenna Sud e grazie a tutti i loro ascoltatori. Tanti auguri a tutti voi. Grazie.